La Voce 24 News. Campania News. Vallo di Diano, Salerno. L'avvocato Paolo Carrano di Fratelli d'Italia, attraverso una nota stampa, lancia nuovamente l'allarme sulla carenza di personale medico e paramedico all'ospedale Curto di Polla. Nella nota si legge: la politica non può limitarsi alle passerelle, deve iniziare a dare risposte certe ai cittadini del nostro territorio. Soprattutto in tema di sanità. La gente da molto chiede un intervento immediato, teso a normalizzare la situazione dei reparti del nosocomio di Polla. Infine sollecita un confronto costruttivo tra l'amministrazione sanitaria, la politica locale e regionale, allo scopo di realizzare maggiore stabilizzazione della risorsa umana che può così garantire efficacia davvero alta dei servizi. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa. Vallo della Lucania, Salerno. Presunte violenze su una paziente di 24 anni dell'Agro Nocerino Sarnese. Va a processo un medico in servizio presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A chiedere il procedimento era stata la procura locale. Il dibattimento si aprirà a settembre. La ragazza fu operata nel 2021. I fatti, dunque, risalgono a circa 2 anni fa. Massimo riservo sulla vicenda da parte degli inquirenti. Agropoli, Salerno. L'amministrazione comunale rinnova per l'estate 2023 l'iniziativa Spiaggia Solidale. Il servizio sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto 2023, attrezzato un tratto di litorale del lungomare San Marco. Questa iniziativa, rivolta a persone con disabilità e associazioni, enti del terzo settore per disabili e per minori a rischio e sotto tutela collocati presso strutture per minori, si svolgerà come di consueto su un'area demaniale in località San Marco, adiacente allo stabilimento balneare Il Raggio Verde. La spiaggia sarà attrezzata con ombrelloni e sedie, e sarà presente una discesa a mare idonea che consentirà a tutti di entrare in acqua e fare il bagno. Inoltre, gli altri servizi offerti dallo stabilimento balneare saranno accessibili e fruibili. Il sindaco Roberto Mutalipassi e il vice sindaco, nonché assessore alle politiche sociali, Maria Giovanna D'Arienzo, sottolineano l'importanza di Spiaggia Solidale, appuntamento reso possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Tortorella, Salerno. Il magnifico borgo del Golfo di Policastro è stato selezionato quale beneficiario delle risorse del bando Borghi PNRR. Tortorella ha vinto l'avviso pubblico intitolato Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, attrattività dei borghi. Grazie a questi bandi, verranno assegnati complessivamente circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di sostenere micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli comuni. L'obiettivo è quello di supportare le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, per rilanciare l'economia e l'occupazione nel borgo, contrastando lo spopolamento. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 dell'8 giugno 2023, fino alle ore 18 dell'11 settembre 2023. La Voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Informazione nel nome delle libertà e della legalità. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Cronaca, politica, cultura, storia, tradizioni raccontata dai nostri cronisti di strada. La Voce del Meridione con La Voce 24 è sempre con te. Seguici e iscriviti, resta informato, con La Voce del Meridione. Calabria News. Cosenza. Il fenomeno dei cosiddetti cinghiali urbani sta diventando un'emergenza anche per Cosenza. La presenza di questi animali è stata registrata, allarmando i residenti. Ci siamo,
immediatamente attivati avviando tutte le procedure necessarie per chiedere ed ottenere da parte della Regione Calabria l'autorizzazione ad avere la presenza sul territorio dei selettori. È quanto afferma l'assessore Francesco De Cicco, una problematica, diventata un pericolo in tutta la Calabria. Basilicata News. Lago Negro, Potenza, daino ritrovato privo di vita nel Parco Giada. I consiglieri di opposizione Iannibelli e Buldo, vogliamo chiarezza. I consiglieri comunali di minoranza di Lago Negro hanno fatto interrogazione al comune e al sindaco, Salvatore Falabella, per capire le motivazioni del decesso di un daino di 2 anni al Parco Giada. Nei giorni scorsi, infatti, la carcassa di un daino in evidente stato di decomposizione, fanno sapere, è stata rimossa dagli organi di competenza. Il daino è stato ritrovato privo di vita in località Oriello. La causa del decesso pare non sia risultata accertabile per l'evidente stato di decomposizione della carcassa. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Politicamente corretto. Cancellare ciò che è diverso da te è impossibile. Non avresti modo di capire chi sei,